Dopo partita di Montepaone Rombiolese, abbiamo qua chi ha guidato alla panchina e chi ha guidato in campo l'attacco della Rombiolese. Mister Grande, un pareggio importante, dopo il primo tempo forse non ci credevate neanche voi. No, abbiamo avuto un approccio assolutamente che non era consono alle caratteristiche dell'avversario. Che... Ce l'hanno detto anche alcuni dirigenti del San Gregorio che erano in tribuna, dice non riconosciamo la Rombiolese. Eh sì, ma è stato più un atteggiamento mentale, la partita per noi era e rimane una partita fondamentale perché racchiudeva i sacrifici di una stagione intera, no? Dal 10 agosto in poi che ci ritroviamo per un obiettivo e oggi era un crocevia fondamentale, dal punto di vista mentale ci poteva anche stare un atteggiamento, solo che l'avevamo preparata bene con un sistema di gioco ben specifico, paradossalmente come spesso avviene nel calcio, poi cambiando tatticamente siamo andati molto meglio, abbiamo avuto due svarioni sui due gol, anche se il Montepaone poteva fare qualche altro gol, poi ci siamo compattati nello spogliatoio, abbiamo corretto alcune situazioni e per fortuna è arrivato questo pareggio che per noi è fondamentale, anche se lo dico, eravamo venuti qua per vincere. Grazie mister, e sentiamo un attimo Fanelli, l'uomo gol, 22 reti, però posso dire, è un ragazzo quindi accetterà anche la battuta, forse la Rombiolese è andata meglio quando c'è stata l'espulsione Fanelli-Mellace. Sì, sicuramente, anche perché abbiamo ottenuto il pareggio, sono contento della prestazione della squadra, non tanto il primo tempo perché abbiamo sofferto un pochettino l'atteggiamento del Montepaone, però noi con carattere, con voglia e con la rabbia giusta siamo riusciti a ottenere il pareggio. Grazie a Fanelli, allora concludiamo col mister al quale abbiamo tolto la parola, la domanda che ci facciamo in tribuna, forse ci ha perso più il Montepaone con l'espulsione di Mellace che la Rombiolese? Diciamo che con l'espulsione di Mellace loro hanno perso il loro punto di riferimento a centrocampo. Io tra l'altro paradossalmente vi devo ringraziare perché voi fornendo le telecroniche della partita mi avete aiutato tantissimo nella sistemazione tattica della mia squadra, anche se poi ho dovuto adattare durante la partita perché spesso vado a vedere come si muove, come gioca il Montepaone, tutto merito del mister, dell'ambiente, poi a parte diciamo questo nervosismo finale permettimi di fare i miei complimenti personali al pubblico di Montepaone che oggi ha regalato ai propri giocatori e ai dirigenti e a loro stessi una cornice di bellissima che raramente si vede in questa categoria, faccio veramente i miei complimenti sotto questo aspetto del tifo e dell'organizzazione e invidio un po' mister Pisano, però se tutto questo è arrivato vuol dire che lui l'ha costruito, la società l'ha costruito e i ragazzi se lo sono meritati. Ed eccoci ora con mister Pisano. Mister, un pareggio amaro per come è maturato, possiamo dire che la svolta è stata che loro hanno perso Fanelli, voi avete perso Mellace e la perdita maggiore è stata per il Montepaone dopo la doppia espulsione. Ma non la riassumerei solo così, nel senso che abbiamo secondo me delle colpe in questo pareggio, perché nel primo tempo non siamo riusciti a capitalizzare diverse occasioni per chiudere la gara. E purtroppo è finito il primo tempo sul 2-0 quando poteva tranquillamente finire 4-5-0 e credo che lì la partita sarebbe stata chiusa. Invece l'abbiamo tenuta aperta e poi il secondo tempo ovviamente non si può dominare una squadra costruita per vincere il campionato come è stata costruita la Rombiolese. Si può essere superiori e lo siamo stati il primo tempo, però poi il secondo tempo ovviamente non abbiamo ripetuto il primo, sarebbe stato fuori norma riuscire a fare due tempi a quel livello. E comunque è stato un grande Montepaone che comunque esce a testa alta e probabilmente non esce neanche perché il campionato ha ancora due partite, nel calcio tutto può succedere. Sì, no, noi aspetteremo la fine di questo campionato e poi tireremo le somme, anche se non ci dobbiamo aspettare niente dagli altri, fino ad oggi tutto passava per le nostre mani, con questo pareggio invece tutto passa nelle mani di Rombiolese e San Gregorio e quindi noi ci ritroviamo probabilmente a fare i playoff, ma questo non ci dobbiamo assolutamente dimenticare quelli che erano gli obiettivi iniziali di questa squadra, quindi di questa società e di questo ambiente, che oggi vorrei parlare più che altro della cosa più bella che c'è stata oggi, che non è stata la partita,
ma sono stati i nostri tifosi, che la mia delusione più grande è quella di non essere riusciti a regalare loro quello che avrebbero meritato, perché le emozioni che ci hanno trasmesso oggi difficilmente si possono vedere nei campi di prima categoria.